cari amici, quest'oggi vi faremo vedere un dolce velocissimo realizzato con soli 3 ingredienti, a richiesta della nostra amica Gabriella che cercava appunto una ricetta per poter utilizzare i cereali. Vi lasciamo quindi al procedimento. Per la realizzazione di questa ricetta ci occorrono soltanto 3 ingredienti, ovvero delle palline di cereali. Io utilizzerò il duo, quelle bianche e nere, ma vanno benissimo anche i cereali al cioccolato semplice. 180 g di cioccolato, io utilizzo quello fondente, ma potete anche in alternativa utilizzare quello al latte, e 20 g di burro. In un pentolino iniziamo semplicemente a sciogliere il burro con il cioccolato. Quindi lo faccio a pezzi per velocizzare il procedimento. Per fondere il cioccolato utilizzo semplicemente la tecnica del bagnomaria, ovvero una pentola di acqua sotto e la nostra pentola con il cioccolato e il burro, e attendo semplicemente che si sciolga. Intanto rivestite una teglia da 18 cm di diametro con della carta forno. Quest'idea è stata realizzata per venire incontro a una richiesta della nostra amica Gabriella, che ci ha lasciato appunto la richiesta in un commento. Se anche voi avete delle esigenze particolari, lasciateci un commento in fondo al video e se possibile cercheremo di accontentarvi. Quando il cioccolato si sarà fuso per bene, andremo a versarlo all'interno dei cereali e a mescolare il tutto. Versiamo il tutto all'interno della teglia. Compattiamo il tutto. E per il momento mettiamo in frigo a far solidificare nuovamente il cioccolato. Ora faremo fondere a bagnomaria 10 g di burro e 100 g di cioccolato. Questo è cioccolato al latte. Ci spostiamo sul fuoco. Se la ricetta vi piace, vi invitiamo a lasciare un commento in fondo al video. Lasciateci la vostra opinione per le eventuali vostre varianti. Questa torta così golosa e semplicissima è in effetti un'ottima idea per riciclare i cereali che vi restano sempre in fondo alla scatola. Ora, noi abbiamo utilizzato le palline di cereali, ma possono essere di qualsiasi genere, di qualsiasi forma. Ora non dovremo far altro che stendere il cioccolato sulla superficie del dolce. Non ci resta ora che rimettere di nuovo in frigo il nostro dolce. Se vi piace potete anche spolverizzare con della codette di cioccolato. Questa è opzionale. E mettiamo il tutto in frigo. Ed ecco la nostra torta completata.
Se la ricetta vi è piaciuta, come sempre vi invitiamo a lasciarci un commento in fondo al video, ad iscrivervi al canale se ancora non lo siete e ad attivare la campanellina di notifica che vi avviserà ogni volta che uscirà un nostro nuovo video. Vi invitiamo anche a seguirci sulla pagina Facebook Ricette di Cucina e sul nostro sito passionericettedimaggi.com. Ciao a tutti amici, alle prossime ricette!